Hello, hello! Guardate com'è bella addobbata la motorina. La vediamo con un completo axo al manubrio, con un po' di accessoristica, più guanti addosso, con delle gomme. Aia! Sono bollenti, cazzo! Wow! Mai visto così calde! Guardatelo! Dato dopo notizia terrificante, cioè che questo pacchetto di silica gel di desiccante non funziona più e mi si appanna la camera mentre vado. Puttana Eva! Oh, che stile, Anche un leso potrebbe arrivare tranquillamente a Modena, eh! Lo ma so, ma devo lui, vedere l'uscita! stavo dicendo, ma lui deve guardare la mappa, perché dove vai oggi Uscita senza 6! la mappa? Uscita 6, Uscita eh! 6. Ehi, bitches! Andiamo a provare le robe? Mamma mia! Ed ecco il nostro pollino. Questa volta mi ero seduto su quest'altra volta. Mamma mia. Cos'è? Un giovane nuovo. Questo qua. 636 nuovo. Ma ragazzi salta questa. A lui salta questa. Pensare che è una copia della Road King, però meravigliosa. Non toccare. Neanche non sedersi. Non Non toccare. toccare. Piace questa Triumph? No, non mica male. Non male. Ed ecco la Tiger che mi piace tanto. Che bella. Turistica, signori. Questa però non quella con i raggi. Questa versione da poveri la Tiger. Molto bella. Un vero, vero spettacolo. Una gran bella moto, Questa sì. Finalmente, signori, una 636. Ecco, dice già, finalmente muori. Bene. Buona partenza. Signori, Dio, mira la mia faccia. Ho quarto d'ora. Sono le 46. Addio. È partito. Con buona probabilità non tornerà. Povero. Ah, torna indietro. Ok, ora è andato per sempre. Ciao ragazzi, stiamo provando la 636 finalmente. E devo dire che carina, carina, ma la brutale va molto di più. Hai rischiato la morte? Niente, signori, appena tornato dal test, ecco l'impressione a caldo. Ho provato questo bel giocattolino. 6 tra 6.
Quindi eccoci sul veicolo incriminato, questo, come vedete, questa è la postura più o meno. E c'è un problema particolare, che i polsi si rompono mentre vai, e non perché prendi le buche, ma... La positiva dei polsi. Grazie. Ma si rompono perché tu sei così praticamente. Comodo. Tutto il tempo. Oltre che quando freni ti ammazzi i maroni. Sì, le braccia sono quasi verticali, quindi... La diapositiva dei maroni però non la faccio, eh. È un problema la postura è molto un problema. La moto è una bella moto, molto bella, vabbè, ha uno stile che è incredibile, solo che come, cioè, non so, quelli che mi raccontavano del calcio, delle super sport, boh, io dopo aver provato la brutale non ho visto nient'altro di paragonabile a quella bestia. Questa vabbè va forte, però non è paragonabile, un altro, cioè un'altra cosa proprio, ragazzi. Qua dovete spingere su. Dopo gli 8 inizia a urlare, è molto carina tra l'altro. Ai 14 fa un verso stupendo, ma c'è tutto che lampeggia, quindi devi cambiare. E... Però non è che tiri così forte, cioè tira forte, però... Cioè adesso non esageriamo, ecco. Provate una brutale, poi ditemi. Ecco Poldo che ha preso una borsa. Guardate com'è grossa. Beh, grossa, eh? Sono un po' scarica, un po' fatica. Quindi adesso hai tre valigie. Ho sempre avuto tre valigie. Vabbè, adesso ne hai quattro allora. Ieri sto provando una Shadow 750. Vediamo come funziona sta roba. Ma che brutto cancer. Signori, sembra di essere in barca. Bellissimo. Sì. Non è male però, non è male. Il sound è carino. Mi sento infacciato però. Sembra di essere su un barcone. Guarda, faccio fatica a girare da fermo. Sembra una barca. No, il problema è che non gira un cazzo. Qui ho i pedali là in fondo. Sì, non frena la sega. Non frena la borsa. Non frena una borsa! Cosa ti ho detto che non frena? Sì, ma è difficile da usare sto affare qua. Viene in difficoltà? Un po'. Ma qua sembra una bicicletta. Lo so! Guardatelo com'è figo Boldo sulla verde! Porca Dio! Vince, si imbarca! Rimbalza sto affare qua! Mamma mia che brutto! Bene signori, siamo giunti alla stronzata. Siamo in un posto veramente triste. Faccio la campagna in diretta dalla campagna modenese, con tanto di fosso dove probabilmente sono ubicate delle ponghe. Ecco che torna. So cosa state pensando. È un rincoglionito. E
Io te le faccio anche a te. Ma non ci penso proprio, non a caso. Ok, ce ne andiamo signori, grazie a tutti, grandissimo momento. Vabbè, niente, non è un grande momento. Ogni tanto però lo sarà pure. Ah! Bye bye.